la nazionale italiana delle farfalle che sarà a Parigi 2024 qui a Campobasso, che si esibirà nel pomeriggio davanti al pubblico. Siamo con il gruppo di questa squadra fantastica, Alessia Maurelli e Martina Centofanti. Allora, parto da voi: che sensazioni avete in questi mesi che precedono questo grande appuntamento che avete conquistato, anche soffrendo, ma sapevamo che ci sareste riuscite? Beh, la preparazione olimpica è sempre un percorso davvero molto emozionante. Per me Martina è la terza Olimpiade, per qualcuno è la seconda e per qualcuno la prima. Quindi è un gruppo che sta affrontando un percorso davvero molto bello, che ci siamo conquistate, come hai detto, un po' sudando, però ecco, poi pensiamo sempre che la qualifica è ancora più difficile dell'Olimpiade in sé, quindi cerchiamo di goderci ogni momento ed essere qui a Campobasso, qui in Molise, e assorbire tutte le sensazioni positive, questi sorrisi di queste ginnaste meravigliose. A noi ci servirà come portafortuna e come un incentivo in più per affrontare il percorso ancora meglio. Quale messaggio potete dare alle giovani, ai giovani che si approcciano a questo sport? Perché lo sport è tanto importante per una società che purtroppo è schiava di tanti altri vizi. Beh, il nostro consiglio è quello di lasciare fuori tutto quello che non fa parte della palestra. Noi siamo come tutte loro, delle ragazzine che da piccole sognavano di arrivare alle Olimpiadi, che hanno fatto sacrifici ma che sono andate in palestra sempre per la passione e la voglia di fare ginnastica. Quindi mettere sempre davanti questo, davanti a tutto il resto. Un'altra domanda: che impatto avete avuto con il Molise la prima volta che siete qua? Sì, è vero, è la prima volta per noi in Molise e questa mattina abbiamo avuto un piccolo spazio, un po' di tempo per fare un giretto nella città, che diciamo solitamente noi non abbiamo molto tempo di girare le città appunto dove andiamo a fare esibizioni o gare, quindi è stato bello anche questo, scoprire un po' il centro storico, è stato molto bello e oggi siamo qui per questa esibizione e siamo contentissime di essere qui e onorate. Manuela Maccarani, tecnico delle Farfalle Azzurre che saranno a Parigi 2024, è stato un percorso un po' complicato ma l'obiettivo è stato raggiunto. Ci può descrivere tutte queste fatiche che però alla fine sono state premiate? Le Farfalle Azzurre, la squadra nazionale di ginnastica ritmica, si è qualificata a Valencia al campionato del mondo che si è tenuto alla fine di agosto, raggiungendo e centrando pienamente quello che era l'obiettivo principale del quadriennio. Arriveremo a Parigi sicuramente da protagoniste e per questo motivo le composizioni sono state rinnovate e cambiate. Le ragazze stanno lavorando appunto sui nuovi programmi che vedono alzare la componente tecnica e artistica del programma, e questo proprio per cercare di essere competitivi. Naturalmente sappiamo che la rassegna olimpica, oltre a rappresentare per l'atleta il più ambito e grande traguardo per un atleta, è una pedana differente da tutte le altre e quindi lì servirà proprio quella che è la forza del gruppo, la determinazione e questa grande unione intesa che è la chiave di lettura dei nostri successi, e il successo più grosso proprio quello di aver superato tutte le difficoltà incontrate in questo anno estremamente difficoltoso per quelli che sono state i fatti di cronaca accaduti. Un suo giudizio su questo campionato nazionale di specialità qui a Campobasso: che livello ha trovato e se ci sono prospettive ancora di miglioramento? Campobasso ha ospitato una gara incredibile, più di 350 le atlete partecipanti a questo campionato, che ha visto tutte le categorie, dalla categoria lieve fino alla categoria senior, disputare una competizione dove le ginnaste si sono alternate negli esercizi individuali e di coppia di specialità, perché qui vediamo le ginnaste dove riescono, diciamo, col loro miglior attrezzo ad esprimere la propria capacità e la propria forza in pedana. Quindi una gara di livello altissimo e sicuramente entusiasmante per tutte queste ginnaste.